Prima di iniziare è importante che io vi dica che è uscito ufficialmente il mio libro, Ad Maiora, un libro che ho scelto e che ho scritto io. Io non l'ho dettato, ragazzi, come dico sempre, sinceramente l'ho scritto. E questa è una cosa che mi fa molto molto felice. Il 7 lo troverete a Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori, lo hanno accettato tutti. Ma ad oggi, andando nel link in descrizione, potrete comprarlo con la prevendita. E vi dirò di più, inviando un messaggio a me medesimo su simone.sequolf96@gmail.com dimostrandomi l'acquisto, verrete ripagati con, innanzitutto entrerete a far parte di una pesca per vincere una maglietta della vostra squadra del cuore, e seconda cosa ancora più importante, vi regalerò un albero a tutti quelli che acquisteranno il libro in prevendita. Quindi mi raccomando, sbrigatevi e prendetelo subito. John Borno, ragazzi, John Borno, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in quella che sarà la rebuilding più difficile da fare fino a questo momento. Infatti ho deciso di prendere il Lecce e di andare a scalare le graduatorie più possibile con a capo l'allenatore Mario Buffon, il cugino di Buffon completamente a caso, cercando appunto di portarmi a casa la UEFA Champions League in un tempo ridotto, durerà tipo 40 stagioni, non so se ce la faremo mai, però ridotto. Vi invito prima di iniziare ad iscrivervi al canale, a lasciare tantissimi mi piace qui sotto se volete molto presto un'altra rebuilding. Mi raccomando, iscrivetevi se molto presto volete appunto che arriviamo a 100.000 iscritti. Detto questo, abbiamo solo un piccolo plus, ovvero 50 milioni di euro nel budget, che poi ovviamente andando a dividere con il budget stipendi più o meno sono 39 milioni, come una qualunque squadra. Abbiamo visto che il Borussia Mönchengladbach aveva quei soldi là. Perché? Perché la squadra non ha giocatori forti, la squadra è scarsa, e fidatevi che nella mia vita ci ho già provato. Se seguo una stagione facendo anche il miglior mercato possibile, mi cacciano dopo tre mesi, e quindi questo video non avrebbe senso. Avremo un budget minimo, quindi questi 50 milioni tra stipendi e trasferimenti, e cercheremo di fare il massimo per portare a casa calciatori che potrebbero dare il via a questo progetto che sarà lunghissimo. Detto questo, cambiamo subito modulo, anzi andiamo subito a farvi vedere la rosa e vi spiego le mie mosse che ho in testa. Gabriel io lo terrei, mi sembra un buon portiere, non è male per niente. Vigorito va bene come vice, Bleve a fine anno va in scadenza, ciao. A sinistra abbiamo Zuta che vado a venderlo e Gallo che lo presto. Calderoni c'ha 31 anni 70, vale 1.200.000, lo tengo come vice sulla sinistra, penso. Anzi, sapete che faccio? Metto in vendita Calderoni e mi tengo Gallo come vice, almeno Calderoni mi fa fare qualche spiccio. Difensore centrale, Meccariello sarà il nostro panchinaro, Lucioni lo vado a vendere perché è 70, Dermacu sarà il nostro panchinaro, Pisacane lo vado a vendere perché c'ha 34 anni. A destra Maggio si ritira al termine della stagione, sarà il nostro vice della stagione, il titolare sarà Ajapong, quindi su questo non avremo nessun problema, spero di far crescere un minimo Ajapong. Sulla mediana abbiamo Bjork Engren che vado a prestarlo e Nikolov che vado a venderlo. Sì, qua sulla mediana, ragazzi, prenderemo qualcun altro. A centrocampo abbiamo Maier che lo vado a vendere, Taxidis che me lo tengo, Henderson che me lo tengo, Paganini che me lo tengo, Uilmand che vado a prestare, Liskowski che vado a prestare. Sulla tre quarti Mancosu mi dispiace ma lo vendo, visto che vale 2 milioni e mezzo e qualche spiccio possiamo farcelo. Felici lo vado a prestare, non avremo giocatori sulla mediana, passeremo all'attacco a 3, anche se ali non ne abbiamo, quello è quello che ci interessa. In attacco abbiamo Koda che è un 72, 31 anni, lo andiamo a vendere, Stepischi me lo tengo, Yalcin lo presto, Rodriguez lo presto e Pettinari lo vado a vendere. Detto questo, buttiamoci sul mercato, questa è la cosa numero uno da fare. Ora, ho messo qualche calciatore in lista, non sappiamo nulla su di loro, ma non posso permettermi di aspettare. Il primo è Omar Richards. Perché non posso permettermi di aspettare? Perché la maggior parte dei calciatori che ho trovato sono calciatori che vanno in scadenza e probabilmente potrebbero rinnovare il contratto nei primi giorni di mercato. Ora voi direte, sì, ma allora come fai a fare delle offerte? Noi abbiamo la carta Christian Maggio, visto che Maggio a fine anno si ritira, non ci dice mai di no FIFA, ma ci fa l'offerta, 7.300.000. Noi ovviamente puntiamo al ribasso, sappiamo che questo è un giocatore che andrà in scadenza, è della Reading, è molto forte, gliene offriamo 5. Ok, abbiamo chiuso per 5.600.000, non mi sembra male per niente. Ok, offriamo un contratto. Però non sappiamo quanto vuole ora Richards. Andiamo a trattare. Ovviamente non metto clausole, raga, no. 12.000? È troppo? Poco? No! Che palle! Ok, è troppo poco 12.000. Sentite, allora, cominciamo a prendere chi minghia è. Ok, chiuso per 6.300.000. No, raga, mi dicono tutti che... No, posso dire una cosa, basta, mi sono stufato di trattare. Aspetto, perché non è possibile che tutti mi dicano... Tutti, eh?
Cioè, io lo so quanto prendono determinati giocatori, eppure tutti mi dicono: no, guarda, è ridicola, è ridicola. Ma è ridicola di che? Se prendi 8.000 e te ne offro 30.000, ma è ridicola di che? Caputtana, oh. Richards non posso prenderlo. Però le squadre si stanno interessando a Richards. Bene. Ecco, intanto hanno accettato, riproviamo a prenderlo. Che palle. Niente, raga, ha rinnovato, porca Eva. Gli serve del tempo per riflettere, non lo daranno mai a me, è palese. Allora, hanno detto 7-9, a me va bene 7-9. Ma bisogna capire quanto vuole questo, però. Ok, l'ho preso. Proviamo a prendere anche chi minchia è, dai. Gli serve del tempo per riflettere sui miei 5 milioni. No, raga, hanno rifiutato, cioè hanno alzato l'offerta, inaccettabile. No, niente, abbiamo litigato. Che fatica comunque, oh, che fatica. E per il resto non c'è niente di nuovo. E Listowski, prestato anche Listowski. Ok, sappiamo delle cose su molti calciatori. Proviamo a prendere subito Abraham, che forse ha anche rinnovato il contratto, tra l'altro. Abraham è un giocatore che vorrei come difensore centrale e che credo ci potrebbe fare molto comodo. Ok, abbiamo chiuso per 5 milioni, sono super soddisfatto. Adesso proviamo a prendere Stefan e Eustachio. Anche lui è un altro giocatore che mi interessa. È un mediano, al momento se non sbaglio non sappiamo quanto ha, ma sappiamo più o meno quanto vale. Offriamo anche a lui quella cifra lì vicina, 5 milioni e 3, viene dal campionato portoghese. Se non sbaglio hanno accettato, benissimo, Paco Ferreira. Benissimo ragazzi, benissimo. Stavolta è il turno di Gabriel Neves, centrocampista o mediano del Club Nacional de Football. Lui forse costa un po' di più, non credo che con 5 milioni e 3 riusciremo a portarcelo a casa. Però ci proviamo. Loro ne vogliono 5 e 6 però, sapete che non è poi così male. Proviamo a offrire 5,3 e 50. 5 e mezzo, ma sì, dai. Prendiamo prendiamo Gabriel Neves. Lui sarebbe il sogno nel cassetto, ma non so se mi avanzeranno mai i soldi per prenderlo. Proviamoci, dai, proviamo anche a prendere Puig. Poi bisognerà fare i conti con i contratti, sperando poi che i contratti che sto offrendo in delegazione vengano accettati. Quanto gli potrei offrire a Puig? 10? Cioè io sti grandi soldi non ce l'ho, ragazzi. 12 ne vogliono, non è così tanto in realtà, 10 milioni e 6, va benissimo, perfetto, facciamo passare un po' di tempo, perché adesso bisogna capire quali giocatori riusciremo a chiudere in realtà. Allora, abbiamo tutti i resoconti delle offerte, ma nessuno ci ha fatto sapere niente. E questo non è un buon segno, non lo è. Allora, Abraham ha accettato e l'abbiamo preso, Puig ha accettato e l'abbiamo preso, Neves ha accettato e l'abbiamo preso. Quindi tre acquisti, cioè finora abbiamo preso Richards, Abraham, Neves e Puig. Mo' aspettiamo di sapere Eustachio e poi possiamo concludere anche il mercato. Non concludere, tipo finire ma fare gli ultimi acquisti. Ragazzi, non sta avvenendo un Lecce brutto, non sta avvenendo, abbiamo pochi soldi. Perché sicuramente qualcuno di voi quando ha visto 50 milioni ha detto: però raga, però niente, vanno via tutti per stipendi. Ok, Pisacane non è voluto partire, Eustachio intanto è venuto, l'abbiamo preso, Eustachio abbiamo preso 73, 74, 73, 75, benissimo. Detto questo, vediamo quanti soldi ci sono rimasti, 6 milioni e 6, ok, proviamo a fare gli ultimi colpetti, dobbiamo ancora prendere chi minghi è, proviamo, dai. Ok, dai, 6 milioni e mezzo va bene, non facciamolo scappare. E poi c'è una cosa che mi dispiace veramente tanto, ovvero che vorrei prendere il Mecha, ma non si può perché è in prestito, porco tutto. Tanto abbiamo venduto Pisacane. Venduto Mancosu purtroppo per 2 milioni e 650. E abbiamo preso chi minchia è. Detto questo, non potendo prendere il Mecha, io vorrei provare. Vediamo, aspettate se abbiamo qualche soldo ancora. Allora abbiamo 2 milioni ma parecchio budget stipendi perché stiamo vendendo una marea di calciatori, considerando che appunto più o meno dovrebbe essere così la situazione. Io vorrei prendere Waller, che in realtà è un esterno sinistro, Facundo Waller, eccolo qua. In realtà è un esterno. È lui? Mi sa che ha rinnovato il contratto, raga. Cavolo, e questo potrebbe essere un problema. Comunque, vorrei prendere Facundo Waller e poi cercare di trasformarlo in un'ala sinistra, se gliela famo, ma non ne so, così sicuro. Ok, vogliono un sacco di soldi, ma proprio un sacco. No, ho offerto troppo, non accettate. Infatti. No, raga, e tanto non. Cioè, non accettano nemmeno così, ma quei soldi non ce li ho io. Non ce li ho perché poi non saprei come dargli soldi dello stipendio. Vogliono 11 milioni e 9, che sono veramente tanti. Hanno bisogno di tempo per pensare. Allora, sentite, la mia idea nel frattempo è quella di provare a fare la formazione in campo. Nella mia testa c'era un 4-3-3, non in linea, con il mediano, contenimento se non sbaglio. Però non so quanto possa essere reale. Allora, qua mettiamo Kimminghia e qua mettiamo Abraham. A sinistra Richards, a destra gioca Japong. Sulla mediana gioca Eustachio. A centrocampo avevamo centrocampisti Neves e... chi è l'altro centrocampista? Che abbiamo preso un altro centrocampista, raga, ne sono sicuro.
Sosio Pior, un altro centrocampista. Ah, e Puig, eccolo qua, che va al posto di Taxidis. E poi però mi sa che davanti non abbiamo preso nessuno. E questo è un problema, perché abbiamo finito i soldi, non abbiamo ali. Infatti abbiamo venduto Dermaku. No, inaccettabile. Allora no ragazzi, rifiuto, non prendo Waller. Punto su un'altra punta. Almeno sappiamo che abbiamo l'attacco a due sicuramente. Magari ripariamo con un trequartista, ma a saperlo mi sarei tenuto mancoso. Provo come altra punta a prendere Brobbey, che se è a disposizione mi piace veramente tanto. L'ha preso il Chelsea, non è del Chelsea lui mi sa. Eh sì, l'ha preso il Chelsea, ci chiederanno un botto di soldi. No invece, 3 milioni e 4. Allora probabilmente posso anche dire 2 e 2. Vediamo se dico 2 e 2 che cosa dicono. 2 e 7, dai che ce la facciamo. Allora, non per questo, poi devo prendere un altro giocatore. 2 e 5, 2 e 6 e 50, va bene, dai, stiamo a metà a fare i pidocchiosi. 2 e 6 e 50 va bene. E detto questo, mo gli ho offerto sto contratto, vediamo se accetta. Proviamo a prendere, se è in scadenza ancora, anche costerà un botto, ma noi ci proviamo. Traoré, che non è Adama Traoré, ma è Ahmed Junior Traoré. No, non è più in scadenza. Prestito, no. Allora proviamo a prenderlo, no, ci chiederanno tipo 20 milioni. Raga, questo è un giocatore che diventa fortissimo, cioè non riuscirò mai a cavarcela tipo con quei pochi spicci che ci abbiamo a disposizione. 6 milioni e 2, ma sai che, allora, so troppi, perché so troppi. Però non è poi così male. 5, 4 e 3, 4 e 3, 7, lo dico io, 4 e 3, 4 e 6, 50. Sì, dai. Proviamo a fare l'offerta anche a lui delegato. Mamma mia ragazzi, se prendiamo sti due abbiamo chiuso il mercato in bellezza. Ma proprio sapete che vuol dire in bellezza? Allora, i due giocatori hanno accettato. Traoré preso. Vediamo se rientra. Mazza quanti ne abbiamo presi. Vediamo se entrano tutti. Brobbey preso. Ottimo, in 69. Ottimo, manco troppo. Però ci può stare. Ora, qual è il nocciolo della questione? La squadra ricambia di modulo e torna a vestire un 4-1-2-1-2, mi pare. Ok, squadra che tra l'altro secondo me manca troppo male. Detto questo, voglio fare una cosa. Cioè, a vedere se ci sono giocatori validi in primavera. Visto che ci è avanzato 1 milione, forse investo sulla primavera. Ma questa è una storia che voi scoprirete a giugno. Allora ragazzi, siamo al 1° giugno 2021. Non ci hanno esonerato, mi sembra già una buonissima cosa. Torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata questa prima stagione. Allora, agosto vinto in Coppa 1-0. Mamma mia, perso 2-1 col Benevento, 2-1 con la Lazio, male. Settembre, vinto 0-3 con il Milan. Oh, pareggio 2-2 con il Cagliari. Vinto 1-0 con la Samp, vinto 1-2 con il Bologna. Settembre, mese fantastico. Ottobre, perso, oddio. Ecco, tornato tutto indietro, cazzo. Vi dicevo, ottobre, perso 1-3 con la Juve, però vinto 0-1 col Sassuolo e 0-1 con la Fiorentina. Poi perso 1-0 con il Genoa, perso 0-3 con l'Atalanta. Novembre, pareggio 0-0 con il Parma, perso 0-2 con la Roma, perso 2-1 con il Torino. Dicembre, vinto 3-1 con lo Spezia, vinto 1-0 con il Verona, però perso 0-2 con il Napoli. Non è male, raga, non è male per niente. A gennaio abbiamo vinto 1-2 con l'Udinese, perso 0-3 con l'Inter, perso in Coppa 1-0 con il Milan, ma ci può stare. Vinto 3-1 con l'Udinese, un'altra volta perso 2-1 con il Napoli, perso 3-1 con il Cagliari. Febbraio, un mese di merda. Perso 0-2 col Milan, 3-0 con la Lazio, 1-2 col Benevento, 0-2 col Torino. Marzo, perso 1-0 con la Roma, vinto 2-1 con il Verona, vinto 1-4 con lo Spezia. Aprile, perso 1-0 con la Fiorentina, 1-0 contro il Genoa. Vinto 2-1 contro il Parma, perso 2-0 contro l'Atalanta, pareggio 2-2 col Sassuolo. Maggio, vinto 2-3 con la Juve, 1-0 con il Bologna, 3-0 contro la Samp. Con l'Inter abbiamo perso 3-0. Siamo arrivati, io penso che siamo salvi, siamo arrivati con il nostro Lecce 12esimi, ottimo, va benissimo ragazzi, 48 punti, quindi salvi anche matematicamente. Allora, qui c'è una marea di gente che adesso non vi farò vedere, poi vi spiegherò. Allora, prima di farvi vedere la squadra, dobbiamo guardare il tassello primavera, perché ho lavorato parecchio sulla primavera. Allora, vediamo, vabbè, qui sono finiti i giocatori che ci trovano loro. Allora, non abbiamo qui grandi campioni, però calcolate che questo è passato da 43 a 51 in una stagione. Lui da 36 a 37, che schifo, c'è di giovane. Lui da 43 a 51, vabbè, l'abbiamo già visto, 50-53, 49-56, 47-55, 46-53, vabbè, alcuni li ho anche promossi. Andiamo a guardare la nostra rosa per capire insomma che cosa è successo. Allora, in porta Bleve è salito di 1 ma andrà via. Vigorito, secondo portiere, ha giocato 5 gare, ha fatto 60, cioè 68 di overall. Gabriel, che è il nostro primo, non è salito granché, ha fatto solamente 8 clean sheet, ma va bene così. 77 di overall, 38 gare su
credo su, vabbè no no, su 38 nona, cioè 35 in campionato, poi una in Coppa Italia. Poi Richards, terzino sinistro, ha fatto 32 gare, un gol, è salito di 3, era 77. Zuta è rimasto a 67. Calderoni ha fatto 17 gare, è rimasto a 70. Gallo sale di 2, arriva a 64. Chiminghia è, sale di 3, arriva a 77. Abraham sale di 4, arriva a 77. Lucioni scende di 4, arriva a 66. Meccariello rimane a 68. Maggio scende di 7, chiude a 66. Ajapong sale di 3, arriva a 75. Grazie a Ajapong. Benzai sale di 1, arriva a 62, direttamente dalla primavera. Probabilmente sarà il vice a Japong, diciamo, quando andrà via, quando andrà via maggio, che quest'anno si ritira. Eustachio, ragazzi, sale di 5, arriva a 78, 24 anni, 2 gol e 5 assist. Nikolov sale di 1. Bjorkengren sale di 2, arriva a 66. In prestito Liskoski sale di 2, arriva a 67. Henderson sale di 1, arriva a 69. Maier non sale. Paganini rimane a 70. Uilmand sale di 2, arriva a 68. Taxidis rimane a 71. Puig addirittura sale di 4, arriva a 79, 5 gol e 4 e 6 assist, scusate, 2 gol e 1 assist per Neves, che sale di 2, arriva a 75. Revel è un giovane della primavera, sale di 3, arriva a 60. Traoré sale di 4, arriva a 75, 4 gol e 4 assist. Felici sale di 2, arriva a 55. Benarbia sale di 3, arriva a 61. Rodriguez sale di 2, arriva a 61. Pettinari 21 partite, non so chi gliel'ha fatte fa, 6 gol. Stepischi 39 gare, 9 gol e 3 assist, ottimo, perché sale di 3, arriva a 73, quindi diventa anche un ottimo vice o un ottimo titolare, vedremo adesso. Brobbey sale di 4, arriva a 73, esattamente come Stepischi ma con 7 anni di meno, 10 gol per lui. Yalcin in prestito sale di 2, arriva a 71. Vi posso dire, guardando la squadra, secondo me non è per niente male. L'anno prossimo, puntellando a destra e sinistra, potremmo fare veramente bene. E andiamoci, dai. Allora, seconda stagione, sostanzialmente dobbiamo fare una cosa, ovvero sostituire Stepischi, perché davanti non se può vede. Continuiamo a non avere una lira, sostanzialmente. Per questo io vorrei provare a prendere davanti Dusan Vlahovic, che è 76-21 anni. Lui probabilmente ce lo danno e potrebbe essere l'attaccante che fa per noi. Ok, abbiamo chiuso a 15 milioni di euro, mi sembra più che buono. Poi vorrei prendere Wilshere dalla lista svincolati, che a centrocampo per me non è per niente male. Per il... Certo ci costerà un pochino, a dir la verità, però io me lo prenderei molto volentieri. Ok, chiuso. E poi non so assolutamente niente su di lui, ma a me sto Rafael Silva mi intriga. Spero che sia almeno un 70. Per fare il vice in attacco non sarebbe male. Ah, vuole essere importante, quindi secondo me non è manco vice, lo sapete? Allora, l'ho preso, vediamo quanto c'ha. Ci avrà almeno 74? 73, vabbè dai, non è male, non è male. Secondo me ottimi acquisti finora. Ah, oh, cazzo, volevo prendere Vlahovic, ma è saltato l'accordo. Questa è una cosa che non mi è piaciuta, ragazzi. È saltato l'accordo. Lo prendiamo tra una settimana. Che cavolo, che cavolo. Tanto abbiamo venduto Zuta. Ah, ributtiamoci su Vlahovic, dai. Ok, è chiusa la stessa cifra di prima e adesso lo riprendiamo. Ma andiamo a trattare direttamente con il giocatore, va, che mi sa che conviene. Che poi c'è, prende 14.000, cioè quanti soldi vuole questo? 40.000? Ok, ok, va bene. Perfetto, preso anche Vlahovic. Vlahovic, Wilshere e Silva. La squadra secondo me non è male. Non saprei chi prendere. Forse potremmo provare a sostituire Ajapong, che vuole andare via, con un altro terzino destro. Forse questa è l'unica cosa che mi viene in mente da fare. Sapete che vi dico, raga? Facciamo una cosa fantastica proprio. Dobbiamo provare a prendere anche Sanabria. Magari lo scambiamo con Stepischi. Tra l'altro oggi mi sa che c'è una maglietta diversa, perché lo sto registrando a più battute sto video. Ok, va bene, va bene. 10 milioni più Stepischi va benissimo. Ok, acquistato Sanabria. Allora, è arrivato qualche giocatorino in più dalla primavera. E io tipo lui gli metto un piano di crescita e poi lo promuovo. E anzi, lo trasformo in difensore centrale e poi lo promuovo subito. Questa è gente che cresce tanto, raga, pure questo. Venduto a Ajapong per 14 milioni 300 mila euro al Borussia Mönchengladbach. Oh, siamo passati in coppa, non so se avete visto, siamo passati in coppa, sono molto contento. Oh, non arrivano le news. Sono arrivate le news. Oh, ottimo, Martino è salito di 2, arriva da 60. Allora, sono arrivati una marea di resoconti per il nostro futuro terzino destro. Vediamo se qualcuno ci interessa. Allora, fa uno più schifo di un altro, Giusto Calabria, ma Calabria costa 47 milioni, come li faccio? Possiamo provare a prendere me.
1000, non so se ce lo danno però. Secondo me non ci abbiamo quei soldi, è quello il problema. Ok raga, 19.6 va benissimo, prendo 1000. Perfetto, raga, la squadra è prontissima, no pronta, prontissima. Adesso io simulerò tutto. Non so se prenderò Ruiz Attil, ve lo dico subito, ma non credo. È svincolato e mi piace, ma non so quanto ci abbia. Aspetta che mi facciano sapere qualcosa, ragazzi, ma la squadra è forte ed è questa qua. Quindi sono molto fiducioso rispetto alla squadra che abbiamo. Poi avere giocatori insomma in panchina come Wilshere, cioè secondo me non stiamo messi per niente male. Forse quest'anno possiamo arrivare nella parte sinistra della classifica. Proviamoci. Allora, siamo al 1° di giugno. Andiamo a vedere com'è andata questa seconda stagione. Dai. Agosto, vittoria 2-1 con il Benevento, pareggio 2-2 con il Torino. Settembre, vittoria 1-0 con la Samp, vittoria 0-2 con l'Atalanta, pareggio 1-1 con l'Udinese, pareggio 2-2 con il Genoa. Ottobre, sconfitto 1-0 con l'Inter, ci sta, pareggio 4-4 con la Lazio. Ma che cazzo, non avevo mai letto un 4-4. Vittoria per 1-0 con il Parma, vittoria per 1-0 con lo Spezia, pareggio 1-1 con il Milan. E novembre, sconfitta 0-2 con la Juve, vittoria 1-2 con la Fiorentina, pareggio 1-1 con il Sassuolo. Dicembre, pareggio 2-2 con il Cagliari, vittoria 2-0 con il Napoli, vittoria 1-2 con la Roma. Gennaio, pareggio 1-1 con il Verona, vittoria 1-2 con il Bologna, sconfitta 2-0 con il Napoli in Coppa Italia agli ottavi purtroppo. Vittoria 3-0 con il Genoa, sconfitto 2-1 con l'Udinese, vittoria per 1-2 col Sassuolo. Febbraio, vittoria per 3-1 con la Fiorentina, 3-1 con il Bologna, 0-1 con lo Spezia, pareggio 1-1 con il Parma. Marzo, pareggio 2-2 con l'Atalanta, sconfitta 2-1 con la Samp, pareggio 1-1 con il Napoli. Aprile, pareggio 2-2 con il Cagliari, 2-2 con il Verona, vittoria 2-1 con la Roma, vittoria 2-1 contro il Torino, vittoria 0-1 con il Benevento, pareggio 1-1 con la Lazio. A maggio, sconfitta con l'Inter, vittoria col Milan e pareggio con la Juve. Vi posso dire che se noi siamo andati in Europa? 3-2-1, sesti! Siamo in Europa League, siamo in Europa League, ragazzi miei. E mi rode anche il culo perché siamo arrivati a 3 punti dal quarto posto, ragazzi. Ma che annata è stata? Ma che annata è stata? Intanto questo tipo ha completato la sua trasformazione. Vediamo un po' se è salito di 1, vabbè. Ragazzi, ma che annata è stata? Ma che annata clamorosa è stata? Andiamo a guardare come sono andati tutti i nostri giocatori al volo per capire appunto se ci sono stati parecchi margini di miglioramento. Allora, Gabriel no, Richards è salito di 3, Martino è salito di 4, era 62, Pagano di 3, Abraham di 2, Kim Minghia è solamente di 1, Benzai di 3, Mele di 2, Eustachio di 2, Puig di 3, anzi, ottimo, Puig 82, Wilshere è così, non è salito e né sceso, Neves è salito di 1, Maier, no, vabbè, Litkowski di 2, Ullmann di 3, Traoré di 4 addirittura, Revel di 2, Ruiz Attil di 4, ottimo, di 3 Benarbia, Sanabria non è salito, e questa ragazzi è una delusione pazzesca, e poi ha giocato anche poco. Vlahovic è salito di 3, arrivato a 79, ha segnato 12 gol e 3 assist, mamma mia Brobbey. Sale di 4, arriva a 77, il nuovo Babacar, 21 gol e 0 assist. Ragazzi, Brobbey l'anno prossimo è titolare, Sanabria si può anche vendere. Silva gli roderà anche il culo perché non ha giocato mai probabilmente. No, in realtà gli va bene così. Rodriguez sale di 2, Yalcin sale di 1, Pettinari sale di 1. Ragazzi, andiamo alla prossima stagione. Ah raga, allora io dei matti scocciati ne ho visti tanti nella mia vita, ma veramente tanti, ma mai come questi. Guardate, mi hanno dato 33 milioni di budget, obiettivo era arrivare in semifinale d'Europa League e qualificati per l'Europa League in Serie A. Occhio perché la possibilità di essere esonerati è altissima. Noi quindi andiamo subito a puntellare il centrocampo. Lui è fortissimo, non lo prenderemo mai. Andiamo subito a puntellare il centrocampo, provando a prendere Sasa Lukic, 79 di overall, 25 anni. Non è male per niente, è in scadenza, si potrebbe anche fa. Ok, abbiamo chiuso per 18 milioni, se può fa, se può fa. Detto questo, aspettiamo di sapere il futuro di altri calciatori, perché adesso tecnicamente, dopo aver inserito a centrocampo Sasa Lukic, ci interesserebbe senz'altro un portiere. L'obiettivo qual è? Quello di vendere Sanabria e Gabriel, con quei soldi prendere un portiere forte che ci possa trascinare fino in semifinale d'Europa League. Intanto prendo Lukic. Venduto Sanabria per 20 milioni, prestato Yalcin a Lille. Voglio provare a prendere Kepa, ragazzi. Proviamo a prendere Kepa, però non lo so se ci abbiamo quei soldi lì. Kepa Rizzabalaga a Lecce, pensa un po'. Raga, abbiamo chiuso a 18 milioni più Gabriel, mi sento malissimo. Vieni Kepa, vieni a papà. Mamma mia ragazzi, prendiamo Kepa. Oh, oh, Kepa ce l'avrà 80, speriamo di se no. Se no mi sparo, tutto sto casino. Ho speso un botto di soldi per uno che magari c'ha 75, a orta buona, guardate. Allora, acquistato Kepa che ha 81, raga, ottimo. A questo punto direi di chiudere il mercato con qualche mossa intelligente, tipo quella di prendere un difensore centrale
che abbia 80, però non lo so in realtà se abbia mezza quanti giocatori ci avevamo. Non lo so in realtà se abbiamo i soldi per prendere un 80 in difesa. Facciamo lo speech. Ma in realtà manco troppo, perché il budget stipendi è veramente alto. Forse ho capito quale difensore fa per noi, ma ve lo dico tra un attimo. Ancora tra un attimo. Allora, più o meno ci dovremmo essere. Sto parlando di Kumbulla, che non sappiamo proprio tutto, ma io nel frattempo provo a prenderlo. Kumbulla secondo me è il nostro perfetto difensore per arrivare in Europa. Ricordiamo tra l'altro che abbiamo anche l'Europa League, dobbiamo andare in avanti tanto in Europa. No, ho litigato con il Verona. Che palle, tutto tempo perso, tutto tempo perso. Non me lo danno più Kumbulla, ragazzi. Non me lo danno più, triste verità. Tristissima verità, non me lo danno più Kumbulla. Proviamo a prendere Demiral, se no. Che triste verità che non riuscirò a prendere Kumbulla. Maledetto me, le mie offerte di merda. E la madonna, Kumbulla, che è? Sì, Kumbulla, Demiral, volevo dire. Volendo gli posso dare Abraham. Gli do Abraham e qua 5 milioni, dai. Abraham è 18 addirittura. Quanto c'ha Demiral? 80. Cioè, hanno bisogno di tempo per pensarci. Comunque, lasciamo perdere, guarda. Non voglio di cose che potrei pentirmene. Vediamo che hanno detto. Inaccettabile, 18. Ma 18 non ve li do manco, ma manco sotto tortura. Ma manco se mi dite che Demiral è un 90, vi do 18 in questo modo. Cioè, forse in quel caso sì, ma... Ok, alla fine hanno accettato 10. Mi sembra pure buono. Se vediamo a giugno, raga. Allora, primo giugno 2023, torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata. Agosto siamo partiti da merda, perso 2-1 con l'Atalanta, perso 0-3 con l'Inter. Settembre, mamma mia ragazzi miei, ma che è? Perso 1-0 con la Samp, pareggiato 0-0 con il Molde, perso 1-2 con il Cagliari, perso 1-0 col Torino, perso 1-2 con il Napoli, perso 1-0 con il Feyenoord, perso 1-0 con il Verona, pareggiato 1-1 con la Roma, perso 3-1 con il Rangers, perso 1-0 con la Lazio, perso 1-2 con il Milan, vinto 0-1 con il Parma, pareggiato 2-2 con il Rangers, vinto 2-1 con il Bologna, pareggiato 1-1 con la Juve, vinto 3-1 con il Molde, vinto 0-2 con il Genoa, pareggiato 1-1 con il Feyenoord, vinto 2-0 con l'Udinese, vinto 0-2 con la Fiorentina, perso 0-1 con il Sassuolo. Fammi vedere che cosa abbiamo fatto in Europa. Allora, 1 punto, 3, 4, 5, 5, 6, siamo usciti in Europa, ragazzi, siamo usciti palesemente ai gironi. Gennaio, vinto 0-2 con il Benevento, vinto 3-1 con lo Spezia, vinto 2-0 con il Parma, perso 3-1 con la Roma, vinto 3-2 con il Verona, perso in Coppa Italia con l'Atalanta. Febbraio, vinto 2-1 con il Benevento, pareggiato 2-2 col Sassuolo, vinto 0-2 con il Cagliari, pareggiato 1-1 con la Samp. Marzo, perso 2-0 con l'Inter, vinto 2-1 con l'Atalanta, vinto 1-2 con il Milan. Aprile, perso 1-2 con la Lazio, vinto 3-1 con il Genoa, perso 2-4 con la Juve, vinto 2-0 con la Fiorentina, pareggiato 2-2 con l'Udinese, perso 2-1 con il Napoli. Maggio, vinto 2-0 con il Torino, 0-1 con lo Spezia, 0-3 col Bologna. Abbiamo fatto una rimonta pazzesca, ragazzi, pazzesca. Siamo arrivati noni. Mamma mia, che schifo, ragazzi miei, che schifo. Qui rischiamo il linciaggio. Qui rischiamo il linciaggio. Kepa sale di 2, arriva 83. Richards arriva 81. Minghiae sale di 1, arriva 79. Demiral arriva 81. Mele arriva 82. Eustachio arriva 81. Gabriel Neves 77. Wilshere 75. Puig 83. Lukic 81. Ma ha chiesto di essere come sempre Lukic. C'è una volta che adesso è ceduto Lukic. Puttana Eva. Traoré è arrivato a 82, Vlahovic è arrivato a 81, alla fine ha fatto 14 gol, ma che è? Brobbey è arrivato a 80, è salito di 3, Yalcin è salito di 2, era 75, ragazzi, andiamo alla prossima stagione, certo male male male. Allora raga, innanzitutto stanno valutando il mio lavoro, quindi non so se mi terranno, assurdo. Ma non solo, un altro problema è che Lukic, Kimmingiae, dobbiamo venderli per farci soldi e perché non vogliono più stare in squadra. E un altro problema, ancora più grosso forse, il più grosso di tutti, è che l'obiettivo è qualificati per la Champions, ma ci hanno dato 50 milioni, ma stiamo scherzando? Tanto qua siamo passati al torneo precampionato, almeno ci danno due spicci in più. Allora, innanzitutto c'è subito Gruic da prendere a parametro zero, lo prendo immediatamente. Prima che mai vorrei andare a prendere innanzitutto Mancini, che è un 81, acquistiamolo immediatamente che è in scadenza. Dai dai, che costa una cazzata Mancini. Ok, abbiamo chiuso per 24 milioni di euro, mi sembra una cifra equa, va bene. Poi come vi dicevo dobbiamo prendere un centrocampista e non so chi prendere però. Potremmo provare a prendere Carlos Rodriguez magari volendo, proviamo a prenderlo. Ok, scambio secco con Lukic per quanto riguarda Carlos Rodriguez, ottimo. Detto questo, sì, mi pare il caso, mi pare veramente tanto il caso di andare a prendere Cruyff, che è svincolato e che nel nostro centrocampo potrebbe fare molto comodo. Perfetto, preso Cruyff. Allora, Rodriguez preso e Mancini preso. La squadra sta prendendo forma. Prestato Benarbia, ha venduto Kimmingiae a 22 milioni.
Bisogna secondo me rinforzare la rosa in tutto e per tutto, fare un 11 un po' più profondo. Allora voglio prendere Kalulu, 12 milioni, voglio prendere assolutamente Kalulu e trasformarlo tra l'altro in difensore centrale perché potrebbe farci molto comodo come vice, visto che di vice non ne abbiamo. Offriamo 12 milioni e rimaniamo fermi sul, madonna, sul nostro volere. Hanno bisogno di tempo per pensarci. 13 milioni e mezzo ragazzi per Kalulu lo accetto, volentieri pure. Ok, acquistato Kalulu. Io direi che si potrebbe pure prendere Zappacosta a parametro zero, considerando che insomma ci potrebbe far comodo come terzino destro vice. Venduto Neves per 12 milioni e mezzo a Lione e Meyer per 1 milione e 2. Allora, partiamo subito dal fatto che ha preso Bucellab, che è un trequartista buono, svincolato, può fare il vice, è sporadico, quindi mi va bene così. E che Kalulu cambia ruolo e secondo me aumenterà di 2 o di 3. È un 76, diventa un 77. Vabbè, poteva andare meglio, però va bene. Detto questo, andando a guardare la squadra adesso, non so in quale ruolo potremmo essere rinforzati. Forse un attaccante, giusto per rendere un po' più competitiva anche la rosa. Anche perché se non sbaglio abbiamo tutti 80 in squadra, sì. E in panchina comunque abbiamo tutti calciatori validi, tutti sopra i 70. Perché tipo c'è appunto Kalulu, perché c'è Bucellab, perché c'è Zappacosta. Cioè la squadra non è male secondo me. Però ci serve un attaccante vice, oppure titolare, mo dipende dai soldi che abbiamo. Ci abbiamo grandi soldi, però manco troppo pochi. Allora, di tutta la marea di attaccanti che ho messo in lista, è De Ketelaere che è forte ma costa un botto. Subriaga pure, è bravino ma costa una marea. Proviamo a prenderlo De Ketelaere, ma non lo so perché i soldi che chiedono sono veramente tanti. Cioè bisognerebbe fare un mezzo miracolo per portarlo a casa De Ketelaere. Ok, chiuso a 46 milioni e mezzo, va benissimo. De Ketelaere, vieni a casa per favore perché mi devi per forza essere utile. Ma raga, ma magari c'è casca De Ketelaere. Ok, l'ho preso, una cosa mi dispiace è che volesse importante. Però ecco qua il mercato raga. Mamma mia, Mancini, Rodriguez, Kalulu, De Ketelaere, Cruyff, Zappacosta, Bucellab, secondo me non è male per niente. Sentite, c'è svincolato Gueye. Io direi di provare a prenderlo. Non so se viene, però boh, un tentativo non ha mai guastato nessuno. Magari lo trasformiamo se ce la fa in difensore centrale. Raga, detto questo, ci vediamo a giugno, dai! Allora, non ci hanno cacciato e questo è già qualcosa, cerchiamo di capire com'è andata. Agosto, vinto 2-0 in Coppa Italia contro il Chievo, sconfitto 2-1 contro l'Inter, pareggio 1-1 contro il Napoli. Settembre, vinto 0-2 col Bologna, pareggio 2-2 col Sassuolo, sconfitto 2-1 con il Milan, vittoria 2-0 contro il Torino. Poi pareggio 2-2 con la Roma, vittoria 2-1 con il Parma, vittoria 0-1 con il Cagliari, vittoria 2-0 contro la Fiorentina, vittoria 0-3 contro lo Spezia. Novembre pareggio 0-0 con l'Inter, vittoria 0-3 con il Benevento, vittoria 2-1 con la Lazio. Dicembre vittoria 1-3 col Verona, sconfitta 0-3 con la Juve, vittoria 0-2 con il Genoa, vittoria 1-2 con la Samp. Gennaio vittoria 2-1 con l'Udinese, vittoria 5-4 rigori contro il Parma e vittoria 5-4 rigori contro il Napoli. Siamo in semifinale di Coppa Italia, cazzo sì. Sconfitto 2-1 contro il Napoli, sconfitta 1-3 contro l'Inter, sconfitta 1-0 contro la Juventus. Febbraio, vittoria per 2-0 contro il Verona. Attenzione perché abbiamo perso 3-2 a Milano contro l'Inter, ma abbiamo vinto 1-0 al ritorno. Siamo in finale di Coppa Italia, ragazzi. Siamo in finale di Coppa Italia per differenza reti. Poi purtroppo però perdiamo 1-2 con la Samp, 2-1 col Sassuolo, pareggiamo 3-3 con il Genoa. A marzo invece vinciamo 3-0 col Bologna, 1-2 con la Fiorentina, 3-2 con il Cagliari, 1-2 con il Parma. Aprile vinciamo 1-0 contro la Roma, sconfitta 1-0 contro la Lazio, pareggio 1-1 con il Benevento, pareggio 1-1 con l'Atalanta, sconfitta 1-4 con lo Spezia. A maggio abbiamo perso la finale di Coppa Italia, abbiamo perso 1-0 col Torino, pareggiato 2-2 con il Milan, vinto 0-3 con l'Udinese. Siamo arrivati quinti, puttana Eva, quinti, a un passo dalla Champions. Mamma mia, poi in Champions ci è andato il Sassuolo, ma perché? Ma perché? Cazzo, ma perché? Mamma mia ragazzi, è andata benissimo comunque come stagione, vediamo un po'. Kepa sale ancora di 1, Richards sale di 1, Mancini sale di 1, Demiral sale di 2, Kalulu sale di 2, arriva a 78, Pelle sale di 3, Eustachio sale di 1, Wig sale di 1, poi salgono poco, Traoré sale di 2, De Ketelaere sale di 2, tra l'altro fa 5 gol e 3 assist, Vlahovic sale di 2, 8 gol e 0 assist, 20 gol per Brobbey che sale di 2. Niente di eccezionale raga, mi sa che l'anno prossimo bisognerà cominciare a vendere e acquistare i giocatori, fare un po' di
di compravendita per, per migliorare la rosa. Prima cosa fatta, ragazzi, ho già venduto Gianluca Mancini per 45 milioni di euro a Levante. E purtroppo ho dovuto cedere anche Brobbey, ma 150 milioni non si potevano rifiutare. E andiamo subito a prendere Richarlison dell'Inter, che è in scadenza e che secondo me potrebbe farci comodo pagando, non dico la metà di quanto abbiamo incassato per Brobbey, però più o meno. Ok, chiuso per 80 milioni. E poi all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, voglio provare a prendere Niklas Süle dal Milan, anche lui in scadenza, 87 di over al 28 anni. Regà, boni che famo una squadra di Cristo. Ok, chiuso per 60 milioni di euro, anche questa cifra che secondo me ci sta alla grande. Ok, preso Richarlison, eccolo qua, eccolo qua. Ora aspettiamo solo Süle, che fa anche assonanza, tipo solo Süle. Venduto Paganini, ecco qua Süle. Mamma mia, ragazzi, questi sono due acquisti da Champions, io ve lo dico, anche perché l'obiettivo è tipo vinci l'Europa League e arriva in Champions. Detto questo, come potete vedere, la squadra sta prendendo forma. Direi di mettere Richarlison di punta e sulle centrale, forse un centrocampista. Quanti soldi abbiamo? 107 milioni, ma in realtà sono un centinaio, perché, ma anche un po' meno, perché lo stipendio, se voglio prendere un giocatore forte, è molto più basso, cioè molto più, si deve alzare di più. Voglio provare a prendere Donnarumma, raga, che è in scadenza anche lui. Non so se abbiamo quei soldi, però credo sia in scadenza in realtà, non lo so. Gli offro Kepa, 80 milioni, vediamo. Kepa e 95. Io gliene offro Kepa e 85, vediamo. Ok, ok, raga, abbiamo chiuso, fermi tutti. Boni, boni, state buoni. Ragazzi, riusciamo a prendere Donnarumma, ciao, ne è mercato chiuso. Ciao, è stato un piacere, vi ringrazio. Preso Donnarumma. Non ci posso credere, assurdo, ragazzi. Donnarumma, Süle e Richarlison nel nostro mercato. Detto questo, vado rapidamente in Italia e mo vi faccio vedere che vado a fare nella lista svincolati. Raga, non potevo non farlo. Prendiamo Antonio Donnarumma, che è svincolato dal 1400. No, mi ha fatto un euro. Vabbè, non lo prenderemo mai, che palle. Oh, si è buggato. Dai, un portiere qualunque, dammi. Raga, devo andare. Vabbè, sentite, il mercato è fatto. Prendo Ravaglia come secondo. Ci vediamo a giugno. Ciao. Allora, siamo a giugno 2025. Torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata. Allora, agosto vinto 1-2 col Sassuolo. Settembre vinto 2-1. Perso 2-1. Perso 2-1 in Europa League. Vinto 1-2. Pareggiato 1-1. Vinto 4-0. Ottobre, perso 2-3 in Europa League. Vinto 1-3. Perso 1-2. Vinto 0-3. Pareggiato 2-2. Pareggiato 1-1. Novembre, vinto 1-2. Vinto 2-0. 2-0 in Europa League. Vinto 1-0. 0-3. Dicembre, vinto 1-0 in Europa League. 2-0 con l'Inter. 1-0 con la Samp. 1-2 con il Milan. 0-2 con l'Udinese. Ottimo. Gennaio, vinto 0-4, 3-2, 3-1 in Coppa, 0-2, siamo usciti dalla Coppa, vinto 1-0. Febbraio, perso con la Juve, vinto 2-0, 3-2, oh, eliminati ai sedicesimi di finale il Benfica dall'Europa League, 1-2, 2-0. Battuto il Milan 2-1, vinto 0-3, 3-2, 1-2, 2-1. E siamo usciti per differenza reti con Manchester United, porca puttana, 2-3 da noi, 1-0 da loro. Aprile, perso 2-1 con Atalanta e 1-3 col Napoli, 1-1 con la Roma, vinto col Bologna e con lo Spezia. Maggio, pareggiato con la Lazio, vinte tutte, dimmi che siamo in Champions. Primi campioni d'Italia, non me l'aspettavo mai. Campioni d'Italia, campioni d'Italia, il Lecce è campione d'Italia, ragazzi. L'anno prossimo dobbiamo vincere la Champions. L'anno prossimo dobbiamo vincere la Champions. Il Lecce è campione d'Italia, non me l'aspettavo mai. Donnarumma sale di 1, Richards sale di 1, Süle non sale, Demiral sale di 2 addirittura, Kalulu di 2, Mele sale di 2, Eustachio sale di 1, Puig sale di 1, Rodriguez sale di niente, Traoré sale di 1, Vlahovic sale di 2, arriva 86 ma ha chiesto di essere ceduto, perché Vlahovic? Richarlison arriva 88, perché ha chiesto di essere ceduto? Sta giocando, è tutto felice, perché? Si è buggato il gioco. De Ketelaer 12 gol, De Ketelaer, perché ha chiesto di essere ceduto? Vlahovic, maledetto, quanti anni di contratto c'hai? 3? Io quasi quasi non lo cedo, andiamo alla stagione dopo. Allora, la prima cosa da fare, ragazzi, è provare a prendere Gravenberch, non so se ce lo daranno, ma ci proveremo. Che a centrocampo potrebbe essere veramente veramente forte e funzionale per la nostra squadra. Sarei disposto anche a spendere tutto per Gravenberch, ma loro vogliono più di tutto. Credo che non lo prenderemo, vi dico la verità. Hanno bisogno di tempo per pensarci, ma tanto non lo prenderemo. Vabbè, detto questo, cominciamo a muoverci sulla mediana. Prenderei Palinha, che è in scadenza dal Paris Saint Germain, c'ha 30 anni, ma quantomeno è un giocatore valido, questo sì. Offro Eustachio più 10 milioni di euro, ma me ne chiederanno almeno 20. 11, va bene, accetto, fatta. Eustachio era arrivato, regà, non sale manco per sbaglio, è salito tipo di
6 stagioni, anche basta. Intanto abbiamo venduto Richards per 68 milioni, soldi buoni per il terzino sinistro. E sulla fascia sinistra, se riesco, ma non prometto nulla, mi piacerebbe prendere Lucas Hernandez. Hanno bisogno di tempo per pensare. Palle con sto tempo, fanno solo perdere tempo nei video. Ok, abbiamo preso Palinha innanzitutto. Adesso non so come. Allora, Palinha ha preso Lucas Hernandez. Senti, accettiamo 78 milioni e facciamogli il contratto, dai. Almeno evitiamo di stare qui a lottare sul centesimino, tanto alla fine è inutile. Preso Lucas Hernandez. Detto ciò, io sti soldi per Gravenberch non ce l'ho, andiamo a trattare prima di chiudere il mercato. Gli offriamo Carles Rodriguez e 75 milioni di euro. Dai. No, ne vogliono 94, ma 94 non ne abbiamo. 84 sì, però. Hanno accettato, ottimo. Detto questo, regà, Gravenberch, Palinha e Hernandez. Il mercato può essere anche chiuso qua. Allora, giugno 2026, vediamo se insomma abbiamo fatto un miracolo alla prima stagione di Champions vera. Tra l'altro eravamo testa di serie, se non sbaglio. Vinta la Supercoppa italiana, Champions League, vinto 1-2 con il Celtic al debutto, vinto 0-1 con lo Spartak, perso 2-3 col Dortmund, pareggiato 1-1 con lo Spartak, vinto 2-0 con il Celtic, perso 2-0 con il Dortmund. 10 punti, tecnicamente dovremmo essere passati da secondi. Ok, perso 1-2 in casa col Manchester City, la vedo malissimo. Pareggiato 1-1, fuori agli ottavi, in Coppa Italia siamo in finale, vediamo un po'. Vinta la Coppa Italia, ragazzi, almeno questo, vinta la Coppa Italia, e in campionato siamo arrivati di nuovo primi. Quindi vinto di nuovo lo scudetto. Hanno fatto un mezzo miracolo con sto Lecce, secondo me, averlo portato fino a qui. Più uno Donnarumma. Hernandez non sale come sempre. Sule più uno, Demiral più due, Mele più uno, Palinha rimane a 86, Gravenberch più uno, Puig più uno, Traoré è rimasto a 85, Richarlison più due, Vlahovic più due, De Ketelaere più 2. Tra l'altro 30 gol di Vlahovic. Io penso, ragazzi, che la squadra ci sia. Andiamo al prossimo mercato. Allora, innanzitutto loro sono drogati. Raggiungi la finale di Champions, ma siete scemi. Ad ogni modo, voglio comprare due giocatori sostanzialmente, due soltanto, e ce li ho già tutti in testa, quindi sono pronto per prenderli. Il primo giocatore ve lo faccio vedere immediatamente, anche se non so perché me lo devono mettere sempre in fondo. Guarda quanta gente ho aggiunto nella mia vita alle liste. No, regà, allora, il primo giocatore, Tonali, che costicchia, ma che secondo me potrebbe darci una mano. E io, Tonali, sinceramente, provo a prenderlo volentieri. Sulla mediana, Palinha inizia a invecchiare, va cambiato, e quindi vada per Tonali. Allora, offro lo stesso Palinha più 30 milioni, anche se secondo me me ne chiedono 60, tipo. Che lo dia, 60, ti pareva? Lo sapevo proprio, era scritto. Se era scritto, tu che cazzo hai offerto a fa' 60? No, devono pensarci, ma è inutile, non si è avvicinato per niente la differenza. Vabbè, l'altro nome che vi dicevo è un trequartista ed è Odegaard, se lo trovo. Proviamo a prenderlo, anche perché è in scadenza, quindi un centinaio di milioni dovrebbero bastare, cioè un po' di più però giù di lì. Proviamo scambio secco con il mio Traoré che non sta crescendo più. Hanno accettato, ottimo. Poi stavo pensando ad una cosa, tecnicamente tipo Watkins potremmo prenderlo per la panchina, terzino sinistro, non è male. Quanto riguarda gli altri svincolati non ne conosco nessuno. Tanto Watkins l'ho preso e ho preso anche Tonali. Mo aspettiamo Odegaard e poi ci siamo. No, Odegaard non sono riuscito a prenderlo, mo ci riprovo, aspettate. Nel frattempo Tonali l'ho preso. Aspettiamo una settimana e proviamo a prendere Odegaard. Proviamo a prendere un po' di svincolati, ragazzi. Regà, all'improvviso acquisto Brian Cristante, così, d'amblè. E c'ho 80, mica male. Ok, raga, ho preso anche Odegaard. Bella roba. Mercato credo che sia chiuso. Noi possiamo tranquillamente vederci a giugno. Allora, giugno 2027, vediamo se è la volta buona. Vinto 0-4 con i Rangers, pareggio 2-2 con il Bayern, vinto 0-3 con lo Sporting, 0-0 con i Rangers, vinto 3-2 con lo Sporting, vinto 0-2 con il Bayern. Forse da primi siamo agli ottavi. Barcellona, e che cazzo, 1-1, abbiamo perso. Fuori agli ottavi, evviva. Ce la faccio più, raga. Abbiamo fatto un Coppa Italia, abbiamo vinta un campionato. Abbiamo vinto proprio alla grande, 76-87, quasi 30 punti in più, ormai è proprio un... ci siamo solo noi in pratica, però non c'è niente da fare, la Champions non la vinciamo, dai. Allora, raga, va fatta una cosa importantissima, perché Vlahovic andrà via a parametro zero a fine anno. Domani, cioè proprio domani nel gioco, diventa un giocatore in scadenza. Oggi manca un anno perché è il primo giorno e non è ancora in scadenza, quindi io direi di fare una cosa fondamentale, ma proprio fondamentale, cioè buttarci
su un calciatore che potrebbe piacerci tanto, ovvero Brobbey. Guardate qua, è arrivato a 91, andiamo a prenderlo, un ritorno a casa, cerchiamo di portarcelo a casa e vediamo fino a che punto sono pronti loro a tirare su. Scambio secco con Vlahovic, vogliono 53 milioni, non sono tanti però... Secondo me potrebbero anche accettare, non so se me lo vedono già come in scadenza, ma non penso. Però devono accettare oggi, regà. No, gli serve del tempo per riflettere. Palle, oh, gli serve del tempo per riflettere. Vabbè che tanto rimane incatenato, sostanzialmente appena mi fanno l'offerta, che me la farebbero tecnicamente oggi, perché la PlayStation lo vede oggi, accetto, anche se è 53 milioni. Detto questo, poi volevo prendere un altro giocatore, ovvero un calciatore che ci servirebbe tantissimo, e quindi Alfonso Davies. Che tra l'altro, se non sbaglio, è in scadenza anche lui. E Lucas Hernandez sulla sinistra, ragazzi, non sta crescendo per niente. Offriamo Lucas Hernandez e poi offriamo anche 20 milioni di euro. Vediamo che dice Alfonso Davies. Accetta, ottimo. Aspettiamo la risposta di Brobbey, ragazzi, sarebbe un ritorno molto molto positivo. 13 milioni, ragazzi, va benissimo 13 milioni, ma stiamo scherzando? Accetta subito. Che bello che sei, Brobbey, che bello che torni a casa, Brobbey. Quanto mi sei mancato, Brobbey. Io ti ho scoperto, io ti ho cresciuto e io adesso voglio vincere la Champions con te, Brobbey. Allora, Alfonso Davies preso, a sinistra, Brobbey preso. Mamma mia che bello. Detto questo, mettiamoli nei titolari, ma forse già ci sono messi. Eccolo là, Brobbey punta e Davies a sinistra. Che possiamo migliorare, raga? Forse Puig a centrocampo, l'unica cosa mi viene in mente. Perché i soldi ce li abbiamo, madonna se ce li abbiamo i soldi. Io direi di guardare pure al futuro, ragazzi. E qua c'è un giocatore che secondo me merita la mia attenzione, ovvero Antonio Bonaventura. È una reincarnazione di qualcuno, è un regen palesemente. 23 anni, 86, lo prendiamo subito, immediatamente. 90 milioni più Ryan Giggs, 121, ma sai che ti dico, accetta, me ne frega niente, vai, preso. Ma stai a scherzare, raga, questo arriva a 90 in una stagione e mezza. Questo è un altro, Guzman Trinidad, 24 anni, 84, attaccante, prendiamolo ora. No, vogliono De Ketelaer, ma io De Ketelaer non glielo do. Gli do 66 milioni e Benarbia, ma ho sbagliato, Benarbia col cazzo è suo piano. 104 ne vogliono, ma in realtà il problema non sono i soldi, il problema è che volevo levarmi dai coglioni qualche giocatore inutile. Tipo lui, è un Asa, secondo me potrebbe insomma trarre nella mischia. Vediamo un po' se così accettano. No, ne vogliono 104, più che altro non so se riesco a prenderli entrambi. Se no diamogli Gruic più 70. Dai, accetta e basta, No, non ho bisogno di tempo. Che noia questo tempo, hanno sempre bisogno di tempo. Allora, intanto l'ho preso Bonaventura, accettiamo anche Trinidad, ma non so se ci abbastano i soldi per fare l'offerta. Non lo so, vediamo, dai. Non sarebbe male prendere due panchinari così, non sarebbe male per niente. Detto questo, raga, il mercato finisce qua, ci vediamo a giugno. Allora, 2028 giugno, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Settembre, vinto 1-0 col Celtic, pareggiato 1-1 col Paris. Ottobre, pareggiato 2-2 con lo Shakhtar. Novembre, pareggiato 2-2 con lo Shakhtar, vinto 4-0 con il Celtic. Dicembre, perso 1-0 col Paris. Alla fermi tutti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 punti, ci bastano, regà, 9 punti, madonna mia, ci bastano 9 punti per passare, sì, ok, battuto il Lipsia 3-1 agli ottavi di Champions, eliminato il Lipsia, siamo ai quarti. Ai quarti, eliminato il Manchester City, pareggio 1-1, vittoria 3-1, fermi tutti, abbiamo vinto 3-1 con il Dortmund. In semifinale all'andata, forse la finale è presa, giriamo, vinta la Champions League, il Lecce è campione d'Europa. Nel 2028 ha vinto la Coppa Italia 2-3 contro la Roma e ha vinto il campionato con 100 punti. Il Lecce fa il triplete nel 2028. Niente male, ragazzi. Andiamo a vedere come si conclude questa splendida avventura. Andiamo a vedere tutti i giocatori. Io avevo detto che stavamo aspettando Brobbey. Donnarumma chiude con 95 di overall. John con 77. Vokins con 77, Alfonso Davies con 89, Martino con 69, Pagano con 66, Kalulu con 81, Demiral con 90, Schule con 90, Mele con 92, 6 gol e 6 assist, bravo Mele, Benzai con 72, Tonali con 90, 2 gol e 12 assist, Bjork Ongren con 71, Puig con 87, 2 gol e 9 assist, Capitan Puig, Bonaventura è salito già di 2, è arrivato a 88, 36 partite, 3 gol e 5 assist, Gravenberch
91, 18 gol e 14 assist. Gruic, 14 presenze, 0 gol e 2 assist. Uilmand, una presenza, 73 chiude. Odegaard chiude con 91, 20 gol e 10 assist. Revel chiude con 66, Rodri chiude con 74, Ruiz Attil chiude con 75, Bujellab chiude con 77, Benarbia chiude con 71, Richarlison 92, regà, 44 gol e 9 assist. Brobbey 20 gol, chiude con 92. Gazzolo fa 4 partite, 4 gol. Bravo Alfred Gazzolo, chiude con 79. De Ketelaere 24 partite, 1 gol, chiude con 86. E manco hanno chiesto e seguito in prestito De Ketelaere. E Yalcin chiude con 76. Questo, Donnarumma, Demiral, Sule, Davis, Mele, Tonali, Puig, Gravenberg, Odegaard, Richarlison, Brobber è il Lecce campione d'Europa e campione di tutto, triplettista del 2028. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto e seguito, mi lascia tantissimi mi piace, grazie. Buon ciao all'Allene come sempre, ci vediamo al prossimo video.